cooperativa sociale a scopo plurimo, perciò c'è un corpo di attività di natura sociale, socio-assistenziale, sia di natura di comunità alloggi che di natura diurna, quindi giornata. E poi da qui si apre una parte di inclusione lavorativa, quindi la cooperativa B, che partendo dall'agricoltura promuove attività di vendita, quindi terziario, ristorazione e trasformazione alimentare. Noi siamo operatori bio dal 2007, quindi insomma abbiamo fatto un bel po', 15 anni insomma. Adesso per la fattoria sociale è quasi consolidato, prima era una cosa abbastanza irriverente nel mondo, in entrambi i mondi, sia dell'agricoltura che del sociale. Ci è voluto un progetto europeo di 2 anni in collaborazione con un ente di formazione, Casa di Carità Artimestieri, oggi Marco Polo. Quindi tanti progetti sono nati, sono gemmati perché c'era appunto, come si diceva prima, una disponibilità anche finanziaria e poi anche di credibilità in alcuni fronti che era garantita dalle fondazioni. Penso la cosa più grande che ci ha permesso di partire però sia stata la Fondazione Pirani Cremona, che per 15 anni, quindi praticamente anche di praticamente 15 anni sulla carta, quasi 20 sia della costituzione che proprio dell'associazione, non ci ha chiesto un euro per l'affitto della struttura. Il nostro approccio è proprio quello dell'agroecologia, quindi sfruttare tutte queste, capire e leggere e sfruttare tutte queste leggi che regolano la natura e applicarle poi in campo. Facciamo pane, biscotti, panettoni nel periodo natalizio, colombe, focacce, pizze, croissant, tutto quello che si può fare con questo forno a legna. Questa è una parte del punto vendita che esprime un po' la parte di confezionati che facciamo. Partendo dal prodotto, dalla materia prima, poi andiamo a fare dei trasformati che servono un po' per gestire quello che potrebbe essere l'eccedenza di prodotto, un po' quello che è anche la pianificazione dedita a questo settore. Il 90% dei vegetali che utilizziamo in cucina sono prodotti da noi. Questa è una cucina che parte dalle verdure per costruire il menù, quindi è una cucina più possibile a chilometro zero, stagionale e attenta agli sprechi. La sfida principale è comunque di dare un prodotto che abbia un significato diverso, per cui far capire all'utente, a chi acquisterà questo prodotto, che siamo su due binari diversi, sia di prezzo che di qualità. Sono due cose principali all'interno del mio fattore sociale: uno è l'aspetto sociale, l'altro è l'aspetto economico e di sostentamento della fattoria stessa. Quindi io credo che successo ci sia quando entrambe le cose funzionano. La fortuna e la bellezza di questo lavoro è poter parlare con il cliente e avere delle soddisfazioni, diciamo. Ed è importante perché dà nuovi stimoli, ti fa stare attento a certe cose, insomma. Perché prima di tutto deve essere una cucina buona, sana e che appaga il palato dei nostri clienti, quindi c'è un contatto diretto e questo è il primo indicatore, oltre naturalmente all'assaggio tra di noi, insomma un piatto prima di uscire deve convincerci. Negli anni adesso già ho visto tanti bei cambiamenti perché alcune delle persone che sono entrate qui sono uscite e sono andate a lavorare in altri posti. Vedere che quello che facciamo qua serve e dà un futuro un po' più autonomo, un po' meno dipendente alle persone che entrano qui, magari timorose o in grosse difficoltà. Possiamo essere visti insomma come un tassello di quella rete ecologica che si può creare mediante questi sistemi di agricoltura. Può essere estremamente utile il socioscopo per metterci in relazione
con altre realtà.